Alessandro Serva, ambasciatore del gusto ad Amatrice, non è nuovo perché all'alberghiero ha già incontrato questi ragazzi sui banchi di scuola. Qualche mese fa ci siamo incontrati perché ha tenuto 2 giorni di lezione con il vostro ristorante La Trota insieme al fratello Maurizio. Oggi tornate per l'incontro conclusivo nel quale questi ragazzi metteranno in pratica tutto ciò che gli avete insegnato. Sì, è giusto quello che hai detto, bisogna solo dire che noi abbiamo iniziato nel 2016, dopo il sisma, abbiamo fatto questo importante evento con grandi chef italiani, colleghi che hanno partecipato in modo massiccio e abbiamo ricavato 67.000 euro in favore dell'istituto. Da lì è partita l'idea, grazie agli ambasciatori del gusto, che ne sono orgoglioso di farne parte, di entrare dentro le aule e stare con loro per un periodo per tecniche, innovazione, ricerca, tutto quello che serve per diventare più bravi, diciamo. Ecco, abbiamo messo il nostro grande impegno, tutto questo si è realizzato e ieri hanno così fatto gli esami, stanno facendo ora e ci piace essere qui anche oggi con questa cena a quattro mani con Carlo Cracco è stato anche lui qui ospite di Amatrice nelle lezioni e questa sera li facciamo lavorare con noi, mettono in atto quello che abbiamo fatto in un anno. Quindi grazie a tutti i colleghi e grazie anche a voi, no, che siete qui a farci raccontare belle storie. Un grande impegno e belle storie che sono poi proseguite dai banchi di scuola dell'alberghiero di Amatrice presso le vostre cucine, le vostre sale, perché avete accolto tanti giovani studenti negli stage. Sì, proprio così, infatti per qualche mese tutti loro sono venuti nei nostri ristoranti, quindi sala e cucina, hanno capito anche cosa significa lavorare in brigata, cosa significa la tempistica, cosa significa il sacrificio, perché si entra la mattina e si esce la sera su questo lavoro, però tutti si è lavorato in armonia, hanno superato alla grande questo esame, anzi sono proprio contenti di tutto quello che abbiamo fatto. Sacrificio è la parola chiave, se volessimo dare un consiglio a questi giovani che sperano sicuramente di calcare le vostre di orme, cosa direbbe? Di non guardare mai un orologio, di metterci tanto impegno perché poi i risultati arrivano. Nessuno ti regala nulla in questo mondo, in questo lavoro che è bellissimo, per noi è stellato, ma sappiamo noi cosa c'è dietro. Noi 60 anni di storia, nostra attività, non si pensava di raggiungere anche questi livelli così importanti. Però tutto è arrivato per caso, ma grazie anche alla famiglia che ci ha aiutato molto su questo. Maurizio Serva, gli chef stellati tornano sui banchi, lo avete fatto all'inizio dell'anno con questi ragazzi, accanto a loro avete insomma visto un po' di tecniche dell'alta cucina, oggi li rimettete alla prova e loro sono davvero emozionati di tornare con voi nel dietro le quinte per una cena che vedrà tanta gente di Rieti e fare del bene ad Amatrice e all'alberghiero di Amatrice. No, sicuramente, ma poi è veramente piacevole stare in mezzo ai ragazzi, no? Al di là delle tecniche, di scuole di cucina, insomma, ne giriamo abbastanza, spesso più per dovere che per voglia, però diciamo è comunque piacevole stare in mezzo ai ragazzi, ma è soprattutto piacevole, più che insegnargli le tecniche, è piacevole trasmettergli una passione e diciamo s'avverte. Io tante volte mi è capitato in qualche scuola che magari mi dicessero: ah, guardi, loro sono terribili, non la seguono. Invece poi dopo un po' entravano e magari trovavano dopo 3 ore un silenzio assoluto, perché probabilmente loro riescono a respirare, appunto, quando dall'altra parte c'è qualcuno che veramente ha passione, ha una grande passione per questo lavoro. La passione è l'ingrediente principale. Come ambasciatori del gusto, oggi quali altri ingredienti metterete sul piatto? Ho letto di una sicuramente favolosa zuppa inglese che poi magari andremo a sbirciare nel dietro le quinte. E poi? Allora sì, la favolosa zuppa inglese spesso in cucina mi piace un po' riprendere, no, il gioco della tradizione, no? Perché è chiaro che se alcuni piatti ci sono arrivati dopo centinaia d'anni probabilmente erano dei piatti corretti. Qualche piccolo difetto nella tradizione c'è sempre, non perché i piatti non fossero giusti, ma perché forse c'era una leggera mancanza o di conoscenza, ma più che altro di attrezzature. E allora è bello riproporre dei piatti nella loro centralità del gusto, cioè autentici nei sapori, con gli stessi ingredienti, con lo stesso risultato, la sensazione di sapore,
però cercandone di migliorarne qualche piccolo passaggio, no? In realtà la zuppa inglese di stasera è quella autentica, però cambiano le consistenze perché sarà leggermente croccante, cambiano le temperature perché sarà servita abbastanza calda e soprattutto sparisce in cottura quella sensazione dell'alcol un po' fastidioso dell'alchermes, no? Che pur essendo presente, ma con la cottura va via, e quindi è una zuppa inglese autentica nel sapore, ma completamente rivista. E mentre Cracco sta preparando l'antipasto e il primo, voi vi occuperete del secondo? Noi faremo un secondo piatto, sì, ci aveva chiesto Carlo che magari per lui era anche più comodo magari preparare un antipasto e un primo, quindi noi siamo qua e non ci sembra vero, perché in genere la settimana scorsa eravamo a Vigo sempre per una manifestazione di solidarietà, no? E erano 250 persone, per cui quando uno va fuori è sempre più complicato. Noi in questo caso siamo qui a un passo, quindi abbiamo lasciato chiaramente la scelta a chi arrivava da lontano. E faremo questa diciamo, il ristorante si chiama La Trota, quindi faremo una trota fario con il foie gras, abbinandola a una salsa di pesche della Sabina e vaniglia. E allora buon appetito a tutti, grazie ai fratelli Serva. Alessandro arriva dal Piemonte, oggi si trova qui a lavorare con chef stellati del calibro di Carlo Cracco e fratelli Serva. Come sei capitato a Rieti e qual è l'emozione di lavorare già da alcune ore ormai con questi chef stellati? Beh, di sicuro un grande onore e di sicuro una grande emozione essere qui oggi. Io, come ho detto a lei, vengo dal Piemonte, ho fatto l'alberghiero su 5 anni, specializzazione cucina, e poi adesso sto finendo un corso, il corso di Alma, che praticamente è una scuola internazionale di cucina italiana che si trova a Colorno, vicino Parma. E adesso, dopo aver fatto 5 mesi di fase residenziale, dove anche ho conosciuto i fratelli Serve che sono venuti a tenere una lezione portando la loro cucina, insomma anche la cucina del territorio, ho fatto lo stage insomma lì da loro fino a settembre praticamente, e ho scoperto una cucina nuova, soprattutto perché è cucina di un certo livello, e quindi di sicuro un grande piacere. Grazie da Alessandro a Matteo. A Matteo invece opera qui su Rieti all'alberghiero di Amatrice come maître. Oggi sarete protagonisti anche voi in questa cena che vede arrivare nella vostra scuola tanta gente. Sì, certamente è un'occasione per tutti accogliere questi clienti e dargli un servizio ottimo, e è un onore per tutti avere il chef Cracco e i fratelli Serva che ci mostreranno i loro servizi. Ho finito quest'anno il quarto e successivamente andrò a Barcellona, dove ho vinto un master di 7 mesi, e tornerò in Italia e farò un tirocinio a Roma. Ti auguriamo davvero tutto il bene del mondo. Gli ambasciatori del gusto quanto ti hanno dato con queste lezioni che hanno portato a Rieti davvero il top della cucina italiana? Beh, mi hanno fatto conoscere grandi persone, grande non solo nel loro lavoro ma anche fuori, e ho conosciuto persone come Marco Reitano, Renato Bosco, e sono persone molto brave, ci hanno insegnato molto. Marco Reitano lo ricordiamo della Pergola, maestro della Pergola. Renato Bosco ha fatto la prima delle lezioni degli ambasciatori del gusto sulla panificazione, una lezione che davvero è stata accattivante. Quindi ringraziamo Alessandro e Matteo e davvero auguriamo entrambi il meglio dalla vita. Con Julian, Richard e il professor Spagnoli siamo nel bar dell'alberghiero di Amatrice. Voi qui accogliete sicuramente tutte le personalità che sono in arrivo per questa cena degli ambasciatori del gusto. Professore, com'è stata questa esperienza che in un anno ha visto arrivare nella vostra scuola davvero grandi nomi come maître e come chef? Diciamo che l'esperienza è stata bellissima, sia dal punto di vista proprio culturale per loro, per l'impegno che hanno messo e la voglia, e per noi perché l'immagine da Amatrice dopo tutto quello che è successo ci ha gratificato molto. Ragazzi, quanto vi ha dato questa esperienza? Voi avete vissuto questi incontri, no, con i grandi chef e i maître che sono arrivati? Beh, sicuro è molto, diciamo, apprezzato il fatto di metterci questa in un portino, cioè darci questa opportunità di vedere e assistere a chef stellati che mettono in pratica le loro tecniche.
Abbiamo ascoltato poco fa un vostro collega che andrà a Barcellona ad intraprendere un'esperienza importante. Quali sono invece i vostri progetti per il futuro? Anche il mio è di andare in Barcellona e dovremo andare sulla costa ovest della Catalogna, vicino a Barcellona, a un'ora. Andrete insieme? Sì, con lo stesso progetto. E invece Julian, progetti per il futuro, voi avete finito, avete fatto il quarto, soddisfatti più o meno di come è andata, adesso che cosa vi aspetta? Io sinceramente voglio diventare un barman, mi voglio specializzare, quello che farò sicuramente, spero di avere opportunità di mettere in atto le mie capacità e quest'estate infatti andrò a lavorare a Cortina d'Ampezzo, che è una meta ambita da tutti e da persone importanti, e là farò vedere quanto valgo. Complimenti a tutti e due, vi auguriamo il meglio. In questa impegnativa giornata ci troviamo in un attimo di pausa con Chiara, che anche lei ha terminato il quarto anno. Chiara è proprio di Amatrice, abbiamo ascoltato tanti giovani che arrivano da lontano, anche dal Piemonte. Chiara è una delle più vicine, i primi due anni li hai fatti all'alberghiero di Amatrice, nella sede di Amatrice. Oggi ti trovi nella sede provvisoria di Rieti. Come sono stati questi quattro anni? Tracciamo un po' un bilancio. La scuola è finita, è andata bene? Sì, sì, assolutamente. È andato bene. E questi anni, che dire, fantastici. E anche se ovviamente gli ultimi due sono stati un po' movimentati così, però nonostante tutto ce l'abbiamo fatta a rialzarci e ci siamo organizzati e quindi tutto a posto, insomma. L'estate come sta per iniziare? Bene, bene, tra quattro giorni parto per Cortina, farò la stagione su e in sala ovviamente, e quindi non vedo l'ora di appunto partire, ampliare i miei orizzonti, insomma. Ti chiediamo un commento su questo progetto degli ambasciatori del gusto. Diversi incontri hanno visto protagonisti voi studenti insieme a grandi nomi della cucina italiana o della sala italiana. Come sono andati? Tu hai partecipato a quasi tutti questi incontri, che cosa ti lasciano dentro? Sicuramente tanta la passione che hanno trasmesso questi docenti d'eccezione. Sì, sì, assolutamente, trovo che sia stata una cosa bellissima, non solo per noi di sala ma anche appunto i ragazzi di cucina. E no, devo dire, è veramente un'iniziativa stupenda, veramente, per noi, insomma, per una cultura comunque generale, più specificata, soprattutto comunque per la nostra passione, insomma. Veramente sì. Ti lasciamo allora ad andare a effettuare gli ultimi preparativi prima di questa cena che sicuramente sarà ricordata da voi negli anni a venire e da tutta la città di Rieti.